il primo capolavoro dei Pink Floyd dietro l'angolo. Nel marzo del 73 la pubblicazione di The Dark Side of the Moon li proietta nella stratosfera. È con questo album che ogni tassello dell'opera diventa impeccabile. Melodie incantevoli, soluzioni tecnologiche all'avanguardia, pubblico ricettivo, copertina ad effetto. Con quel disco non hanno sbagliato nulla. Sono convinto che The Dark Side of the Moon resti l'album più accessibile dei Pink Floyd, il più lineare. The Dark Side of the Moon sta al rock d'avanguardia come Sgt. Pepper sta al mainstream. The Dark Side of the Moon nasce da un insieme di elementi. Nel 1971, al rientro da una tournée americana, i Pink Floyd tornano in studio per un nuovo album. Avevano qualche traccia, come sostiene Gilmour, ma nessuna idea d'insieme, finché un giorno Waters ha annunciato: «Ho un'idea, facciamo un concept album». Rick Wright spicca il volo con il pianoforte in Great Gig in the Sky. Parte con una impostazione jazz. Quando un fraseggio è magico, ti coinvolge emotivamente. Cerchiamo quelle note evocative tutta la vita. Sono andata a Abbey Road senza che mi dicessero cosa aspettarmi. Non sapevo se in studio avrei trovato un coro, se c'erano altre due o tre ragazze. Niente di niente. Sono entrata in regia e c'era tutta la band. Hanno cominciato a spiegarmi che stavano incidendo quest'album e che era quasi finito. Poi mi hanno spiegato il tema del disco. La nascita, la morte e tutto quello che c'è in mezzo. Bene, e mi hanno fatto sentire la base. Poi ho chiesto cosa cercassero. La realtà è che non lo sapevano neanche loro. Allora ho pensato, bene, fantastico. All'epoca muovevo i primi passi nell'ambiente. Ero molto ingenua, ma ad ogni modo ho ascoltato la base un paio di volte e ancora non avevo idea di cosa volessero da me. Così ho pensato che la cosa migliore fosse entrare in sala, mettermi le cuffie e provare un po' a vedere cosa ne usciva fuori. Ho cominciato a improvvisare un tema cantando come si usa nello scat. Ma mi hanno fermata perché non volevano parole compiute. Ero nel pallone. È stato David Gilmour che è venuto da me. È stato lui a dirigermi. Nessuno degli altri mi ha rivolto la parola. O almeno così ricordo. David mi ha detto: «Vuoi che ti scriva la sequenza degli accordi?» Ma io ho risposto che non serviva. E poi ho capito che non ero la sola che non aveva le idee chiare e mi sono buttata. L'ho detto tante volte, ma è assolutamente vero. Ho capito che dovevo usare la mia voce come uno strumento. E questo mi ha aperto la strada da esplorare. Ho iniziato a provare qualcosa e gli è piaciuto subito. Allora ho detto ad Alan: «Va bene, accendi la luce rossa e registriamo, perché di solito la prima è la migliore». Ho iniziato a cantare e buona la prima. Sono tornata in regia, l'ho risentita e nessuno ha commentato. Allora li ho salutati. «Va bene, grazie. Arrivederci». Ero convinta che non l'avrebbero usata perché nessuno aveva detto nulla. Nessun commento sulla mia voce, né bello né terribile. Niente. Quel brano è un po' diverso dal resto dell'album. Io penso che si senta un'influenza esterna, perché è intervenuta un'altra persona e sono stata io. Ma poteva essere qualcun altro, poteva essere Vicky Brown, non lo so. O potevano chiamare un sassofonista. Ma con la voce l'impatto è completamente diverso. Cambia proprio l'intenzione emotiva. Forse è per questo che risalta, perché non senti solamente i quattro membri della band. C'era una quinta dimensione.
L'interpretazione di Claire Torrey è qualcosa di unico. Credo che ogni voce femminile dovrebbe ascoltarla e confrontarsi con lei. Se un giorno potessi cantare così, sarei la donna più felice del mondo. È un pezzo impegnativo da cantare fino in fondo. Infatti penso, o almeno credo, che sia per questo che i Pink Floyd o Roger Waters non lo suonano spesso dal vivo, ma quando lo fanno, dividono la parte cantata in parti uguali tra tre coriste. Così non restano senza fiato. È l'album per eccellenza dei Pink Floyd, con i suoi versi lirici, arrangiamenti ispirati e intuizioni musicali autenticamente all'avanguardia. Come dare seguito a un tale successo senza deludere il pubblico? È un dilemma ricorrente per molti grandi della musica. La risposta al successo planetario di Dark Side of the Moon sarà Wish You Were Here, pubblicato nel settembre del 75. Un classico eterno che per alcuni aspetti è addirittura superiore al precedente. Quando ci ripenso, vedo ancora i suoi occhi, ma tutto il resto era diverso. 7 anni senza Syd Barrett ed entra in studio proprio mentre incidiamo quel brano. Non l'ho riconosciuto. Si era rasato i capelli a zero e sembrava pesare più di 100 kg. Non l'avevo minimamente riconosciuto e anche gli altri ci hanno messo un po'. Coincidenza? Karma? Destino? Chi lo sa, ma è stata una coincidenza davvero arcana. Shine On You Crazy Diamond è un capolavoro, una pietra miliare. La rappresentazione di un'intera carriera fino a quel momento in un unico brano. Sapevo che quell'idea di fratellanza all'interno del gruppo si era ormai persa. Quella stagione era finita e non sarebbe mai più tornata. Nel brano rimpiango loro, ma anche il dolore della perdita di Syd come amico e collega. Non so come mi sia venuta, forse mentre suonavo un accordo, era un La minore. Qualcosa del genere. Devo aver mosso le dita in modo sbagliato, è stato un puro caso. Di sicuro ha un effetto evocativo. È un anelito. Un anelito, sì. Shine On You Crazy Diamond, con la sua maestosa introduzione, è considerata forse la migliore incisione di tutto il repertorio dei Pink Floyd. Ancora una volta, non ci sono riempitivi o scarti in quest'album perfetto. Ogni brano ha la sua importanza. Lo considero il nostro migliore album. Mi piacciono molto i testi, ma anche semplicemente le musiche. Mi piace come scorre. Lo ascolto ancora con piacere. E non posso dire lo stesso di tutti i nostri album. Wish You Were Here non è un album con un tema stabilito o un carattere univoco. Ogni canzone ha i suoi canoni. Da Shine On Your Crazy Diamond al sarcasmo di Have a Cigar, alla sofferta noncuranza di Welcome to the Machine, in cui i Pink Floyd sembrano ormai rassegnati. Poi c'è Wish You Were Here, con il suo dolente rimpianto per ciò che si è perso. Ha un suo spessore emotivo ed è veramente universale. Posso dire che non abbiamo fatto tantissimi concerti, non siamo ai Rolling Stones. Forse avrò suonato questa canzone dal vivo, non lo so, 300 o 400 volte in tutto. Non siamo nell'ordine delle migliaia. Ma ogni volta l'effetto è lo stesso. L'intenzione e il trasporto si rinnovano ogni volta. L'ho suonata nella sala mixer dello studio 3 di Abbey Road.
Avevo cominciato a strimpellarla a casa. Roger l'ha sentita e mi ha chiesto che cos'è. Ha voluto mettersi subito al lavoro per svilupparla e comporre il resto della canzone. Non penso che la canzone in sé rappresenti il tema principale dell'album. È piuttosto l'elemento lungo il quale si snoda l'album. Nonostante ci siano tanti elementi musicali diversi, l'argomento centrale è sempre la rievocazione di Syd Barrett. Il suo fantasma viene invocato costantemente perché i Pink Floyd sentono che lui appartiene ancora alla loro storia. Purtroppo questo sarà l'ultimo album dei Pink Floyd a nascere da una collaborazione armoniosa. Animals, pubblicato nel gennaio del 77, è il primo dei tre dischi concepiti quasi interamente da Roger Waters, che in questo periodo raggiunge il punto più alto della sua maturità compositiva. Le tematiche liriche di Animals confermano la visione cupa e triste di Waters, ma l'abilità strumentale dei Pink Floyd continua a portare luce anche nelle tenebre. Rick Wright ha un ruolo defilato. Il suo contributo si limita ai semplici fraseggi della base strumentale. La splendida introduzione al piano elettrico in Ship sarà l'ultima prova da protagonista per un certo tempo. È un esempio di assoluta eccellenza, anche se nel disco mancano le melodie dal forte impatto come As and Them e Money. Roger Waters si distingue per la profondità lirica dei versi. È una grande prova delle capacità autoriali di Waters, che si sta iniziando ad imporre come motore artistico dei Pink Floyd. È qui che ha inizio la disputa che vede contrapposti Roger Waters da una parte e Rick Wright e David Gilmour dall'altra. Infatti si era creata un'atmosfera di astio, di tensione, durante la lavorazione dell'album. Stavano cercando un chitarrista e qualcuno ha fatto il mio nome al loro manager. Credo che mi abbiano descritto come uno con la testa a posto, che sapeva suonare. Mi ha contattato dicendomi che la band stava finendo il disco e mi ha invitato a raggiungerli in studio. L'album era Animals del 76. Mi sono presentato e tutto qua. Mi hanno chiesto se suonavo il basso. E ho detto sì. Mi hanno proposto di andare in tournée con loro. Ho proposto a David Gilmour di provare a suonare insieme. Ma lui mi ha detto, se non ne fossi capace, non saresti qui. Ed era vero. Il mio primo tour è stato quello di Animals. Avevo molta libertà d'azione, soprattutto nella parte finale del concerto. Si improvvisava sugli interludi strumentali. Animals sarà associato per sempre all'immagine dei maiali volanti. Come per Atomic Mother e Dark Side of the Moon, il concept fotografico trascende il soggetto e si carica di significato poetico al punto che è superfluo riportare in copertina il nome della band. La copertina e la campagna promozionale segnano il momento più alto della collaborazione tra i Pink Floyd e l'agenzia Hipgnosis, trasformando Animals in una delle più efficaci campagne d'immagine nella storia del rock. Un'immagine banalmente terrena assume proporzioni iconiche. Hanno usato come sfondo la centrale elettrica di Battersea, senza immaginare che sarebbe diventata un archetipo dei Pink Floyd. A tal punto che anche per il tour del 1987 e Momentary Lapse of Reason hanno rispolverato l'effigie del maiale volante a Wembley e in tutti gli stadi dove hanno suonato. È una delle più importanti copertine della storia del rock. La copertina di Animals è diventata un'icona della musica rock. Hanno preso un'immagine abbastanza semplice e banale, quella di una centrale elettrica dismessa, e l'hanno trasformata in un simbolo eterno. Bisogna rendere merito agli artisti dell'Hipgnosis. Animals non è solo un capolavoro della musica, ma vive anche dei suoi meriti iconografici. Ancora oggi è universalmente riconosciuta. Animals ha posto le basi per una lunghissima e trionfale tournée negli Stati Uniti. Altrettanto importante era il simbolismo iconografico associato al tour, con l'effigie gonfiabile del maiale che vola sulle ciminiere della centrale. Uno dei maiali è persino sfuggito ai cavi. L'ultima volta è stato visto galleggiare a 1000 metri sopra l'aeroporto di Londra.
Spesso sottovalutato rispetto ad altri album, Animals rappresenta una delle gemme di una sequenza di album memorabili. Animals è un disco musicalmente riuscito, ma è stato il frutto di un periodo di tensioni e contrasti, e si sente. Penso che alcuni dei testi di Animals siano sovversivi. Contengono una critica esplicita alla società. I Pink Floyd sono coraggiosi. Non si nascondono quando hanno qualcosa da dire, che sia contro l'industria discografica, i governi, le mode. Non si sono tirati indietro ed è uno dei motivi del loro successo. I concerti dei Pink Floyd diventano degli spettacoli multimediali sempre più complessi, di cui The Wall è il momento più alto. Uscito nel novembre del 79 con la produzione dell'ottimo Bob Ezrin, il principale architetto dell'album è, senza alcun dubbio, Roger Waters. A lui va la nostra gratitudine per aver creato quella che resta una pietra miliare della musica rock. The Wall è considerato uno degli album più fantasiosi e visionari degli anni 60, 70 e 80. Non è solo un concept album con una perfetta sintesi tra canzone, musica e testo, ma anche un progetto visivo più ampio che rafforza e completa l'opera sperimentale. Il disco, come il muro, continua a crescere fino a diventare un mostro. È stata un'impresa davvero titanica. Credo che sia un'opera di altissima qualità e che ha raggiunto livelli davvero eccelsi. È un disco elegante che affascina per la sua potenza, pur trasmettendo un messaggio negativo e pessimista. Questo va sempre ricordato. Se guardiamo i testi e ne leggiamo il messaggio implicito, si rischia davvero il suicidio. La presenza di Sid pervade The Wall. Ricordate la scena del film con la sigaretta che si consuma tra le dita? È una cosa che ho visto con i miei occhi. Eravamo così legati che la sua malattia è diventata per me un motivo di profondo dolore e tristezza. Non ho mai smesso di soffrire. Nel disco, i mattoni del fatidico muro diventano il simbolo di tutte le sofferenze che lo hanno reso l'uomo che è. Il disco usa la metafora figurata del muro e scaturisce dal senso di alienazione di Roger, che si è sempre calato con disagio nella parte della pop star. È proprio questa l'unica incertezza di Waters. Sul resto ha le idee fin troppo chiare. Uno degli elementi più efficaci della canzone è il raddoppiamento della linea melodica sulla chitarra. Waters canta: e la chitarra ricalca le stesse note. Su tutto questo si sovrappone il riff di chitarra di Gilmour, molto semplice ma ben costruito. È in re minore, questo è il primo accordo. Poi si va in sol maggiore, passando in primo piano, e suona questa frase. Poi torna in re minore, quindi un altro fraseggio molto amato. In pratica abbiamo tutta la strofa e l'inciso della canzone. Infatti non è particolarmente lunga, ma si riaffaccia in diverse declinazioni nell'album. Strutturalmente è un semplice giro di blues. La canzone ha l'andamento di un pezzo disco, una scelta bizzarra che ha contribuito a renderla popolare. Non so se sia così evidente per tutti, ma si tratta di una scelta musicale insolita per i Pink Floyd. Poi c'è ovviamente quel memorabile coro di bambini che suona come uno slogan, in cui generazioni di adolescenti scontenti si riconoscono ancora oggi.
Il coro nasce dall'idea di dare voce alle masse. È un grido di protesta contro l'ingiustizia del sistema scolastico. È di questo che parla essenzialmente. Nessuno l'aveva fatto prima. Intanto la tensione tra Roger Waters e il tastierista diventa inconciliabile. Rick Wright viene licenziato. Nessuno di loro si è arricchito con The Wall, perché la produzione ha richiesto un enorme investimento. Ironicamente, l'unico ad averci guadagnato è proprio Rick Wright, il tastierista storico. Era stato coinvolto nella produzione dell'album, o almeno voleva essere coinvolto, ma si dice che non stesse contribuendo molto, al punto che Roger Waters avrebbe preteso il suo allontanamento dal gruppo. Solo dopo, al momento di andare in tournée, si sono accorti che avevano bisogno di un tastierista e lo hanno assunto su ingaggio per i concerti. Così, da neolicenziato, è stato l'unico dei Pink Floyd ad aver guadagnato con The Wall. La tournée promozionale dell'album è un'esperienza indimenticabile. L'assetto scenico è ambizioso e i temi dell'alienazione e della separazione sono rappresentati da un muro reale portato in scena. Ricordo di averli visti in concerto all'Earl's Court di Londra. Ho visto la costruzione del muro durante il concerto, mattone dopo mattone. Non capivo dove volessero arrivare. Poi, fila dopo fila di mattoni, la band è scomparsa dietro alla muraglia. E negli ultimi momenti del concerto, il muro è crollato. Forse Waters voleva rappresentare la caduta di ogni barriera mentale ed emotiva. Lo ricordo come un grande spettacolo. È impressionante come Roger abbia concepito i dettagli meccanici della rappresentazione. È lui che progetta il muro e lo distrugge. Una delle trovate dello spettacolo è la presenza di una seconda band, quasi una proiezione illusoria dei Pink Floyd, che accresce il senso di irrealtà e alienazione dell'opera. Ad aprire lo spettacolo, un potente, maestoso inciso strumentale. Le luci si abbassano e la band resta immobile. Poi un aereo da guerra Lancaster sorvola tutta la platea. Le luci si alzano a scoprire un secondo palco, più in alto, dove i Pink Floyd iniziano a suonare il secondo brano. Solo in quel momento il pubblico capisce che sono i veri Pink Floyd. Avevano creato l'illusione di una seconda band, quasi un simulacro. A fare i surrogati dei Pink Floyd eravamo io, Andy Brown, Willie Wilson e Pete Wood. Eravamo i loro cloni. Ci avevano persino dato delle maschere in lattice per somigliare il più possibile ai Pink Floyd. È stato Gerald Scarfe a concepire e a progettare l'intero spettacolo, dagli effetti visivi all'uso dei pupazzi animati. Era la sua visione, più che quella di Roger Waters. C'erano quegli enormi pupazzi alti fino a 10 metri, dei giganteschi burattini che si muovevano sul palco. Il maestro di Another Brick in the Wall è un pupazzo con fanali di auto al posto degli occhi. Era un grande spettacolo. I musicisti erano ingranaggi di una macchina che andava oltre la musica e dove ognuno aveva un ruolo. I Pink Floyd suonavano tutto dal vivo, dalla prima all'ultima nota. Su questo non si discute. Solo i brani dell'orchestra e il coro dei bambini di Another Brick in the Wall erano preregistrati. E quindi le parti dal vivo e quelle registrate dovevano essere perfettamente sincronizzate. Tutto era legato agli effetti speciali, alle parti registrate e ai filmati. Quindi gli attacchi dovevano essere precisi. Tutta la prima parte del concerto era scandita dalla costruzione del muro. E quando l'ultimo mattone andava al suo posto e si accendevano le luci, il pubblico capiva le proporzioni titaniche dell'allestimento. Era qualcosa che ogni volta lasciava a bocca aperta. Era lungo quasi 50 metri, alto più di 18. Un'immensa struttura costruita in soli 45 minuti. Ma prima di arrivare a Goodbye Cruel World, c'era un ultimo brano strumentale in cui io e David Gilmour ci alternavamo in lunghissime svisate per dare tempo alle maestranze di collocare gli ultimi mattoni. Potevamo improvvisare fino a 3-4 minuti, a seconda del lavoro che restava per completare il muro. E quando arrivava il momento di abbattere il muro, dovevo suonare in una gabbia per proteggermi dai mattoni che cadevano. Dentro la gabbia, con me, c'erano dei tecnici che la tenevano ferma mentre il muro ci crollava addosso. Io suonavo il riff di chitarra in quel brano ed era incredibile.
Avevamo dei monitor sul palco che scandivano i secondi mancanti all'inizio del crollo del muro. Se non eri preparato, rischiavi di perderti per lo spavento. La leggenda di quel tour ha raggiunto proporzioni epiche, come sanno i pochi privilegiati che hanno potuto viverlo in prima persona. Non era il classico tour interminabile, ma un evento che si è consumato in appena 29 date sparse in 4 città. E addio per sempre. C'erano tensioni nel gruppo, ma alla Earth Court di Londra ognuno aveva la sua roulotte dietro l'arena. 3 roulotte erano rivolte verso il centro, mentre quella di Roger dava le spalle alle altre. Non stava quasi mai con noi, mai una volta che ci avesse raggiunti al bar, neanche a Düsseldorf. Tutti gli altri si fermavano a bere qualcosa insieme dopo il concerto e a fare 4 chiacchiere. È normale parlare tra musicisti a fine serata, ma Roger non c'era mai. Era decisamente il canto del cigno. Il rapporto si era logorato. Alan Parker ha filmato diversi concerti. Inizialmente si pensava che il materiale sarebbe servito per realizzare il film ispirato al disco, quello in cui Bob Geldof sarebbe stato Pink, il protagonista. Nei nostri concerti era ancora solo un pupazzo tra tanti. Alla fine hanno abbandonato l'idea di usare le immagini del concerto per il film, anche se hanno registrato tutte e 5 le date londinesi con un sistema multicamera e una troupe gigantesca. Per molti, il film The Wall, uscito nel 1982 e diretto da Alan Parker, è un enorme videoclip, perché risulta troppo ripetitivo e la trama non pienamente sviluppata. Ho provato una grande delusione, perché speravo che fosse un film sul concerto, ma in sala mi sono reso conto che era tutto un'altra cosa. Inoltre, mi dispiace che non abbiano lavorato di più sulla colonna sonora. Si sono limitati a fare un remix di alcune tracce, senza provare a farne una stesura dedicata. Il film The Wall resta un'opera incompiuta proprio per la struttura narrativa delle canzoni, che si sovrappongono ad una storia dalle tematiche già abbastanza forti. Con l'aggiunta degli effetti visivi e dell'animazione, si finisce per saturare l'opera ed è molto più difficile sia per lo spettatore che per l'ascoltatore trovare lo spazio sufficiente per immedesimarsi. Credo che il brano The Trial resterà per sempre legato alle folli animazioni di Gerald Scarfe, che sono la materializzazione della follia. Un crescendo di pazzia in cui tutto sembra esplodere e fondersi. The Trial è una canzone molto interessante, dall'enorme complessità musicale. Infatti, prevede un'intera orchestra. Il tempo è essenzialmente un 2/4, quindi 2 semiminime per battuta, così. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Questa metrica, basata su 2/4, evoca un incedere minaccioso. Questo è il primo aspetto su cui si sovrappongono fraseggi volutamente dissociati e dissonanti per creare ansia, per generare tensione. Ad esempio, su questo incedere sentite l'effetto di questo fa sollevare. E ancora questo fa diesis che mette inquietudine. Un sol in levare, ancora più tensione. L'ordine progressivo non è sempre questo, ci sono delle variazioni. Questo genera altra tensione. L'animazione creata da Scarfe per The Wall ha una sua validità intrinseca al di là del film, ma si può dire che si bilanci bene con l'impianto narrativo e visivo del lungometraggio? Questa è un'altra domanda. Molto spesso, quando si chiede al pubblico che cosa ricordi del film The Wall, le animazioni di Scarfe e la musica sono invariabilmente le due costanti. Scarfe è riuscito ad elaborare delle immagini perfettamente calate nella musica, al punto che se le separiamo, perdono quasi di efficacia. La grande critica che mi sento di fare parte dal confronto con un altro grande album che poi è diventato un film. Tommy, degli U. Non vi è traccia di umorismo o di autoironia in The Wall. Diversamente da Tommy, tutti sembrano prendersi molto sul serio. Esiste un unico livello di lettura ed è portato all'estremo.
Forse era necessario che fosse così per esprimere il concetto del muro. The Wall è un disco che si presta a infiniti ascolti e non finisce di stupire per la sua inventiva. È una pietra miliare che allarga a dismisura l'orizzonte dei Pink Floyd. Contiene uno dei brani più noti del rock, un geniale pastiche, ispirato all'operetta inglese di Gilbert e Sullivan, con altri due pezzi destinati a diventare dei classici, Run Like Hell e Comfortably Numb. È stato David Gilmour ad avere l'ispirazione per Comfortably Numb. Ed è solamente grazie a lui che alla fine è stata inserita in quell'album. Quindi dobbiamo dargliene merito. Il brano rappresenta un momento di rottura nella visione totalizzante di Roger Waters. E già questo è un elemento straordinario. Stranamente, forse è il loro album che contiene più singoli. Proprio perché è basato su composizioni più brevi e strutturate. Non ha l'andamento liquido di Dark Side of the Moon, dove i brani sembrano espandersi all'infinito. Estrarre tanti singoli da un concept album è un fatto sorprendente. Se analizziamo la forza musicale di un album come The Wall e prendiamo brani come Comfortably Numb o Another Brick in the Wall, non possiamo negarne l'efficacia. La cosa veramente strana è che... The Wall to me... Per me, The Wall suona veramente come una lunga colonna sonora. Ad un ascolto iniziale senti una mancanza di coesione e la piena efficacia musicale dei Pink Floyd è delegata allo stratagemma musicale. Con l'uscita di Richard Wright, i Pink Floyd entrano negli anni 80 in tre, con Roger Waters fermamente al comando. Esercita un controllo sproporzionato che diventa evidente nell'album successivo. The Final Cut esce nel marzo dell'83 ed è votato all'insuccesso, forse perché sembra più un album solista di Roger Waters che uno sforzo collettivo. I credit dell'album mettono in chiaro che si tratta di un'opera di Roger Waters e lo scarso coinvolgimento degli altri sottolinea il suo disinteresse a tenere uniti i Pink Floyd. The Final Cut è una rivisitazione del tessuto sociale e politico dell'Inghilterra nei primi anni Ottanta. Offre una prospettiva di parte, al punto che potrebbe essere stata redatta dalla redazione del Guardian, il quotidiano preferito di Waters. L'atmosfera è inesorabilmente cupa, senza nessun guizzo strumentale o melodico a sollevare un'opprimente oscurità. L'unica novità alternativa alla visione di Waters è l'assenza di Bob Ezrin, produttore di The Wall, allontanato per aver ingenuamente svelato a un giornalista musicale americano il finale dello spettacolo con il crollo del muro in scena. Al suo posto viene convocato Michael Kamen, abilissimo nell'incanalare le energie di un gruppo di lavoro. La sua presenza in studio è stata importante. Ha portato un po' di leggerezza, per quanto sia un disco senza speranza, immaginiamo che cosa sarebbe stato senza di lui. I Pink Floyd non hanno mai portato The Final Cut in tournée. Nessuno ne aveva voglia, a partire da Roger Waters, che sembrava sul punto di tirarsene fuori definitivamente. Si ha la sensazione che The Final Cut si limiti a rivisitare le tematiche di The Wall, con l'esplorazione di temi come il dolore, la follia e la guerra. La band sembra incapace di rinnovarsi. C'è da dire che un lavoro definitivo come The Wall rappresenta uno standard difficilmente superabile. Tutto quello che verrà dopo sembrerà inferiore, o almeno finché non arriverà una nuova ispirazione. Penso che un album come The Final Cut va visto anche in quest'ottica. Oltretutto, nel disco sono confluite molte delle tracce scartate per The Wall, con grande rammarico di David Gilmour. Anche la foto sul retro della copertina, con il soldato pugnalato alle spalle e le pellicole sotto braccio, sembra una metafora della frustrazione che Roger Waters ha già manifestato durante il progetto di The Wall. Un altro aspetto significativo di The Final Cut è la rottura del sodalizio artistico tra i Pink Floyd e l'agenzia Hypnosis, che aveva sempre dato una veste grafica alla visione della band. Sarà Roger Waters a farsi carico della copertina, rafforzando l'impressione che si tratti a tutti gli effetti di un album solista. The Final Cut sicuramente non è un album riuscito. La
La qualità della musica e degli interpreti è indiscutibile, ma manca quel sentimento che troviamo, ad esempio, in The Dark Side of the Moon, oppure che altri trovano in The Wall e in altri dischi. Eppure ha superato bene la prova del tempo. Se lo ascolti oggi, è ancora attuale e forse più valido rispetto al momento dell'uscita, perché lo possiamo apprezzare come la testimonianza di un determinato periodo e non solo come un tributo alla figura paterna di Roger Waters. È la testimonianza di un decennio, gli anni Ottanta, che molti di noi ricordano ancora bene. Dopo uno scontro con il manager Steve O'Rourke, Roger Waters scrive ai discografici per informarli che non inciderà mai più con i Pink Floyd. Waters è certo che questo segnerà la fine del gruppo. Roger vedeva in The Final Cut l'atto finale della band, il momento in cui far calare il sipario. Ma le cose non sono andate proprio così. Per lui è stato un vero shock venire a sapere che gli altri due membri, David Gilmour e Nick Mason, avevano intenzione di proseguire da soli con i Pink Floyd. Ma lo ha saputo solo dopo aver inviato loro, tramite i legali, una comunicazione che annunciava la fine della band e diffidava loro di usarne il nome. Nonostante tutti i tentativi di Roger Waters, Gilmour e Mason vincono la battaglia legale e potranno continuare a chiamarsi i Pink Floyd. Per infliggere all'ex compagno un ulteriore sberleffo, riallacciano i rapporti con Richard Wright e insieme producono un album seguito da un colossale tour mondiale. A causa di ragioni legali e fiscali, Richard Wright non risulta un membro ufficiale della band. Sebbene sia uno dei fondatori originali dei Pink Floyd, ora è un turnista a contratto e i Pink Floyd formalmente un duo. Il disco dei nuovi Pink Floyd è A Momentary Lapse of Reason, a dimostrazione del fatto che resta ancora molto da dire, anche senza Roger Waters. Ha segnato una rinascita spettacolare per i Pink Floyd. A Momentary Lapse of Reason ha riportato nuova linfa nel gruppo e li ha rimessi definitivamente in piedi, allargando ancora di più la loro platea. Il mondo ha ancora voglia di sentire i Pink Floyd e sono in tanti a riporre la loro fiducia nel nuovo assetto. Il pubblico vuole qualcosa che ricordi la band originale e David Gilmour firma un album che prova ad accontentare tutti, anche se Roger Waters lo liquida come un facsimile dello storico sound. Penso che sia un disco che chiaramente rientra nel solco classico dello stile dei Pink Floyd, ma segna anche un momento di transizione per David Gilmour, che è ormai al timone della band in questo nuovo corso. È un po' come un suo album solista e non credo che si dispiacerebbe nel sentirmelo dire. Ovviamente ci sono anche Rick Wright e Nick Mason. E dato che ormai da diversi anni non esce un nuovo disco dei Pink Floyd, tutti accolgono positivamente la novità. Bob Ezrin viene richiamato come produttore, ora che Roger Waters ha tolto il disturbo. È un collaboratore di vecchia data, un rapporto collaudato. È un produttore di livello assoluto e credo che il risultato parli da sé. La lavorazione è durata 9 mesi in tutto e, con la loro tipica originalità, i Pink Floyd non hanno voluto incidere in uno studio qualsiasi, ma in un battello ormeggiato sul Tamigi. La copertina dell'album raffigura 600 letti da ospedale vuoti, disposti su una spiaggia del Devon, e credo che sia una rappresentazione efficace della nuova macchina Pink Floyd che si delinea con questo disco. Se riguardiamo l'intero catalogo dei Pink Floyd, è senz'altro una delle copertine più riuscite. Non tutti ricordano il titolo, ma se vedono quella foto dicono Pink Floyd. Segna la ripresa della collaborazione con Storm Thorgerson e il gruppo Hypnosis. E l'immagine è talmente nello spirito dei Pink Floyd da sembrare quasi una parodia. Il risultato è così eccessivo e se penso a quanto deve essere costata, mi gira la testa. Per me è una copertina fantastica e ricordiamo che è stata realizzata quando la grafica computerizzata muoveva i primi passi. Quindi deve essere stato pazzesco vedere tutti quei letti sulla spiaggia. Sì, un bel colpo. I Pink Floyd iniziano una colossale tournée negli stadi d'Europa e del Nord America. Suonano davanti a folle immense, mentre il tour solista di Roger Waters è molto più modesto. Per puro caso avevo suonato nel primo tour da solista di Roger Waters nel 1984. È per questo che gli altri hanno pensato a me quando
Si sono messi alla ricerca di un chitarrista per la tournée. Forse sembrava la scelta più ovvia. Così mi hanno contattato e immaginate la mia sorpresa. Credo che abbia chiamato prima David Gilmour per capire se avevo voglia di partecipare. Chiaramente era un'occasione fantastica per me. All'inizio l'idea era di fare un tour di qualche settimana. Nemmeno loro erano sicuri di quante date avremmo fatto, ma si è capito subito che c'era moltissima richiesta. Così siamo passati da qualche settimana a un tour di 16 mesi, che ha fatto due volte il giro del mondo. Una cosa enorme che mi ha cambiato la vita. Si è formato un grande spirito di gruppo fra tutti quanti. L'intesa è scattata subito. C'era un grande equilibrio e anche un clima di amicizia. All'inizio della tournée abbiamo suonato i pezzi inediti di A Moment Lapse of Reason. E credo che forse non era nemmeno ancora uscito. Sì, abbiamo fatto i primi concerti ancora prima dell'uscita ufficiale. Quindi quando li suonavamo quasi nessuno li conosceva. Ma anche così l'accoglienza è stata fantastica. La scaletta si basava ovviamente sui pezzi a cui David era più legato, perché li cantava o di cui era stato autore, e questo limitava un po' il repertorio. Sono stati i loro migliori concerti e li ho seguiti tutti. Siamo stati accolti bene anche perché molti si erano rassegnati all'idea di non vedere più i Pink Floyd dal vivo. E invece, all'improvviso, ecco arrivare il gruppo che molti avevano dato per finito. Negli ultimi anni avevano fatto sempre pochissime date e all'improvviso suonavamo in tutto il mondo. Soprattutto negli Stati Uniti, l'accoglienza è stata entusiastica a priori. C'era tanta emozione, non vedevamo l'ora. Il livello di spettacolarità era ancora superiore, con grandi giochi di luci. È un elemento che ha sempre accompagnato i concerti dei Pink Floyd, che nascono come light show, con gli schermi e tutto il resto. In seguito altre band hanno ripreso quel modello, ma loro sono stati i primi a farlo. È qualcosa che ha accompagnato la carriera dei Pink Floyd. La cura dell'allestimento, con le luci e gli effetti, era ormai un loro marchio di fabbrica. Quindi tutti si aspettavano ogni volta qualcosa di ancora più spettacolare. Per questo venivano investiti sempre più soldi per sviluppare soluzioni più innovative e venivano proposte tantissime idee, anche molto stravaganti. So che hanno dovuto investire qualche milione di sterline ancor prima di cominciare la tournée e all'inizio avevano sinceramente paura di non rientrare delle spese. Sono sicuro che David fosse determinato a far vedere al mondo che potevano farcela senza Roger ed è stato il vero elemento propulsore dell'esperienza. Intorno al concerto di Venezia è sorta una moltitudine di miti e leggende. Sappiamo che l'evento doveva raccogliere fondi per il restauro della città, che rischia sempre di sprofondare. Ci sono stati tanti problemi logistici ed organizzativi, a cominciare dai mezzi insufficienti delle autorità locali. Non vorrei parlare di mafia, ma davvero non erano all'altezza. Ad ogni passo il gruppo doveva fare i conti con delle vere e proprie richieste economiche sotto banco. Si dice che la lobby dei gondolieri e dei motoscafi abbia preteso una grossa tangente, calcolata in decine di migliaia di sterline a testa, minacciando di suonare le sirene e disturbare l'intero concerto. Ma non credo che i Pink Floyd si siano preoccupati, dato che la loro enorme amplificazione era decisamente più potente. Ci sono state mazzette, minacce, promesse mantenute e non mantenute. Sembrava che tutti volessero cogliere l'occasione per guadagnare qualcosa da quell'evento. Persino i gondolieri, e la cosa ci sconcertava. Ma è stato anche divertente. Ricordo che avevano preparato un pontile galleggiante per i VIP, su cui dovevano prendere posto le celebrità internazionali. È stato rimorchiato in mezzo alla laguna, proprio di fronte al palco, come se fosse in prima fila. Ed è stato subito bersagliato con lattine e bottiglie da tutti gli altri spettatori. Ammetto che è stato molto inquietante. Poco prima che cominciassimo a suonare, c'è stato un collegamento in diretta con la BBC. Era uno dei primi concerti trasmessi in TV e tutte le luci a terra si sono spente.
proprio poco prima che iniziassimo. Pensavamo che fosse un altro sabotaggio, ma siamo andati in scena lo stesso e abbiamo suonato, anche se a terra era tutto buio. Ci aspettavamo che accadesse qualcosa del genere. Credo che le autorità abbiano anche cercato di bloccare la laguna dopo il concerto per impedirci di smontare il palco. Volevano altri soldi per farci uscire. Qualcosa di incredibile. Hanno cercato di ostacolarci in ogni modo possibile. Davvero pazzesco. So che hanno anche minacciato di denunciare la band per dei presunti danni in Piazza San Marco causati dai decibel dell'amplificazione. Che storia! Tutti volevano guadagnarci. Tutti! Quella massa di gente che era venuta da tutta Europa per vedere i Pink Floyd ha fatto più danni e creato più problemi a Venezia di quanti se ne siano poi risolti con i soldi dati in beneficenza. C'è stato un episodio molto sgradevole. Ricordo che sono andato in giro per Venezia il giorno dopo. Era previsto uno schermo gigante a Piazza San Marco per tutti coloro che non si potevano avvicinare abbastanza da vedere il palco e che avevano comunque riempito la piazza. Ho saputo che poco prima che il concerto iniziasse, la polizia, in tenuta antisommossa, li ha caricati e cacciati da Piazza San Marco. Li hanno mandati via con la forza. Alla fine non solo non hanno visto il concerto, ma hanno lasciato una distesa di zaini e vestiti. Un'immagine inquietante. The Division Bell viene pubblicato nell'aprile del 94. È un album di livello superiore, molto più curato, studiato e ben confezionato. Scorre come una lunga suite, senza particolari impennate dinamiche o variazioni. Tuttavia, la maestosità fluida dell'incedere incanta il mondo. Per la prima volta, i Pink Floyd arrivano al primo posto della classifica con un album sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti. Il disco mi piace moltissimo perché ha il classico sound dei Pink Floyd, anche se ha perso tutta quella rabbia del periodo precedente. Nick Mason e Rick Wright sono nuovamente tornati a far parte del progetto Pink Floyd, ma David Gilmour, che non è mai stato un autore di testi molto ispirato, è costretto a coinvolgere la futura moglie Polly Sampson e persino Nick Laird Clues dei Dream Academy. Con la presenza di tante collaborazioni, l'identità del nuovo materiale appare un po' disomogenea rispetto ai dischi precedenti ed è la conferma che il materiale inedito accumulato negli anni aveva contribuito alla genesi di A Momentary Lapse of Reason. Cluster One è un esempio delle vette di assoluta eccellenza che si possono raggiungere anche dopo 30 anni di carriera. Anche il tour che fa seguito al nuovo album riceve un'accoglienza trionfale. Lo spettacolo di luci ed effetti è ancora più ambizioso dei precedenti. Pulse, il disco live registrato durante la tournée, è una perfetta istantanea di uno dei momenti più alti nella carriera dei Pink Floyd. Anche Richard Wright è tornato a tutti gli effetti a essere membro della band. Per molti aspetti, i Pink Floyd sembrano aver raggiunto i limiti della propria creatività. Dopo un tale successo commerciale, è difficile trovare nuove motivazioni. In seguito alla morte dello storico manager Steve O'Rourke, David Gilmour annuncia che non se la sente più di portare sulle spalle il peso della storia colossale dei Pink Floyd. Come dice il vecchio adagio, è meglio ritirarsi al culmine della carriera. The Division Bell sarà l'ultimo album in studio dei Pink Floyd. Un successo di vendite e di critica seguito da un tour colossale che batte ogni record. Lasciano un'eredità musicale che ha raggiunto vette irripetibili, dal primo all'ultimo atto, senza che il declino e la mediocrità macchino tanto splendore.